Pace e bene a tutti. Oggi commentiamo un brano preso a pagina 596 del primo epistolario. La lettera è scritta da Padre Pio a Padre Agostino il 24 giugno 1915. Come si deduce dalla lettera, Padre Pio aveva già scritto precedentemente una lettera a Padre Agostino, ma per paura che non fosse arrivata questa lettera ad opera, appunto, come succedeva spesso, del demonio, ne scrive un'altra. L'introduzione è un'introduzione di alta teologia, il saluto è quello dei mistici, che il Signore possa possedere Padre Agostino col suo amore. Ci sono poi alcune notizie del suo spirito e l'invito a non temere, a non avere paura di non essere degno di servire il Signore, perché deve essere tranquillo per la sua vita spirituale. E Padre Pio poi entrerà in una problematica che diventa molto interessante per la direzione spirituale di questo periodo. Allora, leggiamo subito il saluto. Siamo a Pietrecina, 24 giugno 1915, la lettera è a pagina 596. Mio carissimo padre, le fiamme del divino amore consumino in voi tutto ciò che non sa di Gesù. Il Divino Spirito con la sua grazia vi fortifichi sempre di un novello coraggio per quindi affrontare con tranquillità e calma la guerra che dai nemici ci viene. Allora ecco, subito due considerazioni per la nostra vita spirituale. Innanzitutto, Padre Pio sottolinea sempre questo aspetto: è Gesù che ci trasforma, le nostre virtù, la rinuncia al peccato, il nostro cammino è importante come risposta a una trasformazione che Gesù compie in ciascuno di noi. Ed è proprio quest'opera di trasformazione che deve infondere in noi il coraggio per vincere la tentazione. Come già ho detto, poi Padre Pio vuole tranquillizzare Padre Agostino sulla sua vita spirituale. Di che temere riguardo al vostro spirito? Non sapete che Gesù è con voi ed è Lui che in voi opera e tutto? Tranquillizzatevi dunque. Umiliamoci sempre davanti alla mano di Dio, accettando con serenità di spirito anche le contraddizioni e le umiliazioni che Dio manda. Gettiamo in Lui ogni sollecitudine. E poi ecco, io penso che questo sia uno dei motivi di meditazione proprio di Padre Pio di questo periodo, perché adesso ascolterete un linguaggio molto bello, ma anche che fa emergere come Padre Pio contemplava la passione di Cristo. Non voglio rovinare con altre parole le immagini che susciterà Padre Pio in ciascuno di voi. Leggiamo proprio il testo così come ci viene proposto. Rimiriamo sempre con l'occhio della fede qual nostro angelo pio e benefico Gesù Cristo, che carico della sua croce ascende il Calvario. E come egli va a grande stento guadagnando l'erta pendice del Golgota, noi lo vediamo seguito da un immenso stuolo di anime che appresso a lui portano la propria croce e battono la stessa strada. Oh, com'è bella questa vista! Fissiamo bene lo sguardo della nostra mente. Noi vediamo venire immediatamente appresso a Gesù la nostra Santissima Madre, la quale in tutta la perfezione segue Gesù carica della propria croce. Ecco seguire gli apostoli, i martiri, i dottori, le vergini, i confessori. Oh, come questa comitiva è santa e nobile, augusta, pregevole e cara. Oh, come in essa la gioia è sincera, la pace profonda, il camminare coraggioso, il vivere perfetto.
La fede l'anima, la fiducia la sostiene, la carità l'accende, il pudore l'abbellisce, la penitenza l'adorna. Tutte queste consolazioni vi sono unite a tutti i sacrifici, tutte le speranze, a tutte le virtù. Or chi concederà anche a noi di essere in sì bella compagnia? Ma vive il Dio, Gesù stesso, contro ogni nostro stesso demerito, ci ha posti in sì bella compagnia. Sforziamoci di confonderci sempre meglio nelle sue file ed affrettiamoci a camminare con essa per la strada del Calvario. Guardiamo il termine del nostro viaggio. Non ci disgiungiamo da questa bella compagnia, non ricusiamo mai di battere altra via se non quella che essa batte. Abbiamo fede che Gesù ci sosterrà sempre con la sua grazia. Combattiamo da forti, con le anime forti, e il premio non sarà lontano. Io vi suggerirei di rileggere con calma queste parole. Fermo così appena appena per non rovinare la nostra attenzione su alcuni aspetti. Padre Pio dice una serie di atteggiamenti che ci aiutano a vivere la croce. La gioia è sincera, la pace è profonda, il camminare coraggioso, il vivere è perfetto. Ma che cosa anima la croce? La fede la sostiene la fiducia. La carità accende la croce, il pudore abbellisce la croce, la penitenza l'adorna, tutta una serie di attributi. E alla fine questa comunione, Gesù ci ha dato la grazia di essere in compagnia con queste persone. La nostra sofferenza è una grazia che Gesù ci dà per vivere in compagnia con queste persone. Segue poi una missione che Padre Pio assegna a Padre Agostino. Noi sappiamo che la casa delle sorelle Cerase era frequentata da un'anima pia, Anita Rodote, la quale aveva una bella vita spirituale, era un'anima semplice, ma anche aveva delle visioni. Padre Pio scrive a Padre Agostino chiedendogli di andare ad analizzare quest'anima. Vengo poi a darvi un incomodo sicuro che voi farete volentieri quest'altro sacrificio. Dell'Anita non ho sospetto affatto che con lui che opera in lei non sia Gesù. Il Signore l'ha arricchita di una semplicità veramente infantile. Ora quello che vorrei da voi sia che non partiate da Foggia senza avervi prima procurato una sua visita. Esaminarla attentamente, specialmente su ciò che riguarda le locuzioni interne. Esaminarla sull'orazione e sui movimenti del suo cuore. Statevi attento, l'esame va fatto su tutto e scrupolosamente. Del resto state tranquillo che non avrete da rivolgere molte domande nel fare questo, per voi non sarà difficile ottenere delle risposte. Non mi negate questa carità, conclude. Procuratevi questa vita e poi scrivetemi a lungo, lungamente, in riguardo. Ma perché? Dissi che non sospetto delle operazioni divine su quest'anima, ma non voglio appunto fidarmi di ciò che Gesù mi dà a conoscere. Allora capite bene il ragionamento. Padre Pio queste cose le ha avute per visione, ma non si fida della sua visione. Ha bisogno di essere corroborato dall'aiuto di un confratello. Io questa lettera la stamperei sulle nostre chiese. Quante volte abbiamo sacerdoti, persone anche di spirito, che pretendono di dire il Signore mi ha detto questo per te, il Signore mi ha detto questo per te. A volte lo fanno anche con autorità. A volte creano delle distorsioni nella vita della fede, fidandosi solo su se stessi. Io ho la voce, il Signore mi ha detto. Padre Pio, che pure aveva queste visioni, non si fida. Vedete, dice, non mi fido di Gesù che mi ha detto,
di quello che Gesù mi ha detto, ha bisogno del confronto e dell'obbedienza del padre spirituale, ha bisogno di qualcuno che dia una conferma anche con la ragione umana di quello che lui ritiene di aver avuto attraverso il mistero di una visione da parte di Gesù. Da una parte, ecco, io rimango meravigliato dell'umiltà di Padre Pio, che veramente sottopone anche una visione delle certezze che gli vengono di Gesù al consiglio e anche all'obbedienza del Padre spirituale, ma dall'altra parte vedo anche la prudenza grande di quest'uomo. Lui manda Padre Agostino a cercare di capire e di conoscere tutta la parte interiore della vita di questa Anita Rodote, perché dice: procuratevi di scrivermi a lungo, non tralasciando di comunicarmi i vostri sentimenti su quest'anima privilegiata. Vedete il rispetto che Padre Pio ha per le persone. Cercate sacerdoti così, che rispettino la vostra vita spirituale, sacerdoti che non vi plagino, sacerdoti che non vi portino sulla strada della facile visione, del facile miracolismo, ma abbiano, come si suol dire, quei piedi per terra che nascono dall'umiltà, dalla fiducia negli altri e dallo spirito di collaborazione che è alla base della nostra comunione di Chiesa. Pace e bene a tutti.